Dopo l'AIA, subito le bonifiche o le morti non cesseranno. All'indomani dei dati shock presentati dal ministro della Salute Balduzzi, il responsabile del Dicastero all'Ambiente, Corrado Clini, a dettare i tempi di quello che ormai è un imprescindibile risanamento della città di Taranto. L'occasione per annunciarlo è il convegno organizzato dalla Commissione bicamerale d'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti illeciti, che ha inevitabilmente affrontato anche il tema caduto dell'ILVA. Quando si ha un dato aggregato, per esempio l'aumento di malattie o di tumori nella popolazione femminile, piuttosto che l'altro dato molto preoccupante sulla salute dell'infanzia, bisogna cercare di capire da che cosa dipende. Io ho qualche sospetto, e cioè che molto abbia a che fare con la catena alimentare, cioè con l'inquinamento della catena alimentare, determinato dall'accumulo in decenni di sostanze tossiche e pericolose, che possono essere ancora attive se non si bonificano. Qui bisogna bonificare, non si possono tenere fermi i siti contaminati aspettando che qualcuno trovi la soluzione, bisogna farlo subito. Per Clini, Taranto deve ottenere risarcimento per tutto ciò che negli anni le è stato inferto. Il risarcimento di Taranto è dovuto per tutto quello che questo territorio ha dovuto ospitare e sopportare per decenni di industrializzazione prevalentemente pubblica, perché la raffineria era pubblica, perché l'Italsider era pubblico, perché l'arsenale era pubblico. Dopo l'incontro a tre tra il governatore Vendola e i due esponenti del governo Monti, e Balduzzi ad aggiungere che per Taranto è necessario un incremento dell'offerta sanitaria, che potrebbe tradursi anche nello sblocco del turnover. Solo così si svolta. Con un programma di salute per Taranto, che riguarda sia le attività di prevenzione sia il potenziamento dell'assistenza sanitaria, perché certamente in quel territorio c'è un bisogno di assistenza sanitaria superiore rispetto ad altri territori anche della regione Puglia, ecco, questo tipo di azione concertata, la nuova AIA, il piano di monitoraggio sanitario, il programma salute per Taranto, davvero a questo punto possiamo parlare di una svolta. All'incontro, oltre al sindaco Stefano e al presidente della provincia Florido, era presente anche il procuratore della Repubblica di Taranto, Sebastio, che ha sottolineato come la magistratura non si è sostituita a nessuno, ha solo tutelato il diritto alla vita. Il diritto al lavoro, ha detto, da solo non può bastare. Occorre che prima di questo ci sia quello alla salute. La magistratura, ha concluso Sebastio, non si è mossa tardi. Il primo fascicolo sull'inquinamento dell'Italsider risale al 1979. Non c'era il presidente dell'ILVA Ferrante, ma a mandargli un messaggio ci ha pensato Vendola. L'ILVA, che innanzitutto di fronte al giudice penale deve dire che cosa intende fare oggi per interrompere la catena dei reati. Inquinare e avvelenare è un reato, allora tocca all'ILVA oggi dimostrare cosa fa di concreto. In tre mesi saranno risolte le emergenze, in tre anni saranno